Oggi, 4 novembre, si celebra la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Porgo il benvenuto e il ringraziamento alle autorità religiose, civili e militari convenute, ai graditi ospiti e alla cittadinanza tutta per aver voluto onorare con la loro presenza questa importante commemorazione. Il 4 novembre 1918, con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti, che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale, l'Italia tornò nei territori di Trento e Trieste, compiendo il processo di unificazione nazionale iniziato con il Risorgimento. Con il Regio Decreto 1354 del 23 novembre 1922, il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. La recente legge 1 marzo 2024 numero 27 ha poi sancito l'istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, quale festa nazionale, riconoscendo tangibilmente la fiducia e il rispetto che i cittadini e le istituzioni attribuiscono alle proprie forze armate. Il significato del ricordo della Grande Guerra non è quindi quello della celebrazione di una vittoria o della sopraffazione del nemico, ma è quello di aver difeso la libertà raggiungendo una unità tanto difficile quanto fortemente voluta. Fa ora ingresso il gonfalone della città, scortato da due ispettori della Polizia Municipale di Randazzo. Gennaio 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha decorato il gonfalone della città di Randazzo con medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: comune occupato per la posizione strategicamente favorevole dall'esercito tedesco, fu sottoposto per 31 giorni, tanto da essere definito la Cassino di Sicilia, a violentissimi bombardamenti che provocarono numerose vittime civili e la distruzione dell'intero centro abitato. Ammirevole esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio. Randazzo, 13 luglio, 13 agosto 1943. Fa ora ingresso la corona d'alloro scortata da due militari della stazione carabinieri di Randazzo. Dal comandante della polizia locale, commissario capo Gaetano Culurà, e accompagnata dal capitano Luca D'Ambrosio, comandante della compagnia carabinieri di Randazzo, fa ingresso sul luogo della cerimonia il presidente della commissione straordinaria del comune di Randazzo, viceprefetto dottoressa Alfonso Caliò.
vengono resi gli onori ai caduti con la deposizione di una corona di alloro da parte del Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, Viceprefetto Dottoressa Alfonso Cagnò, accompagnata dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Randazzo, Capitano Luca D'Ambrosio, dal Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo Gaetano Cullurà. Data ora lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Novembre celebra l'unità nazionale e onora le forze armate, le cui imprese hanno contribuito a fare dell'Italia una nazione indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace. Una data che evoca avvenimenti lontani, guerre e combattimenti sanguinosi che portarono devastazioni e ferite nella società del tempo. Oggi la Repubblica guarda con rispetto e devozione al percorso che dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale, alla liberazione, alla scelta della solidarietà europea e atlantica ha saputo costruire un paese coeso, unito, portatore di valori di pace nella comunità internazionale. L'esercito italiano, la marina militare, l'aeronautica militare, l'arma dei carabinieri e la guardia di finanza sono oggi poste a difesa delle libertà della società italiana, delle istituzioni volute dal popolo sovrano
a tutela dei diritti di ciascun cittadino, operando sul territorio nazionale in concorso con le forze di polizia. Un compito gravoso in un contesto internazionale denso di tensioni che si sono acuite dopo l'aggressione della Federazione Russa all'indipendenza dell'Ucraina. Le nostre forze armate continuano ad operare in terre lontane in numerose missioni, sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale. Un particolare pensiero va ai nostri militari schierati in Medio Oriente, dove per mandato delle Nazioni Unite e nell'ambito di missioni bilaterali continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme in una situazione umanitaria drammatica, promuovendo il rispetto del diritto internazionale umanitario. In questa giornata il più riconoscente e commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l'Italia. La loro memoria suona esortazione alla coscienza civile del Paese, specie alle giovani generazioni, affinché sappiano percorrere la strada dell'impegno per la difesa dei valori della Costituzione. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, il vostro servizio alla Repubblica, alla quale avete giurato fedeltà, merita il plauso e la riconoscenza dei nostri concittadini. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. La cerimonia è terminata. Si ringraziano le autorità, le rappresentanze militari e i cittadini per essere intervenuti. Un arrivederci al prossimo anno.